Buonasera telespettatori di ETV, benvenuti a questa nostra edizione regionale del telegiornale, ma soprattutto buon Natale a voi da parte di tutto lo staff giornalistico e tecnico del gruppo televisivo ETV, anche oggi al lavoro per garantirvi l'informazione. Dopo la Santa Messa celebrata dal Cardinal Carlo Caffarra, trasmessa in diretta da ETV e Radio Nettuno, tra pochi minuti vi proporremo anche l'augurio personale, in qualche modo, che il Cardinale, come ormai da tradizione, ha voluto dedicare a voi telespettatori. Ma cominciamo però questo giornale parlando di cronaca. Parliamo di Bologna, un nuovo tentativo collettivo di fuga dal CIE, il centro di permanenza temporanea di Bologna. Un tentativo di fuga è avvenuto la scorsa notte prima delle 3, riuscita solo però ad un tunisino la fuga, un tunisino di 29 anni. Un gruppo di ospiti del reparto uomini hanno scavalcato una prima recinzione, ma sono stati fermati dalla polizia e dai carabinieri mentre provavano a superare la seconda. Nell'intervento sono stati lanciati oggetti su pellettili e bottiglie alle forze dell'ordine, così nella confusione il tunisino è riuscito a superare anche il secondo ostacolo e a dileguarsi. Nei disordini è rimasta danneggiata un'auto della questura, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la situazione di rivolta. E ancora a Bologna, la polizia ha compiuto alcune operazioni tra la vigilia e il giorno di Natale, ha fermato un'automobile dopo un controllo in cui è spuntato un coltello di medie dimensioni, ha denunciato il conducente, un cittadino albanese, per porto abusivo di oggetto atto ad offendere e anche per guida senza patente che non aveva mai conseguito. Verso le 23, sempre della vigilia di Natale, una volante è intervenuta in un parcheggio tra via Ferrarese e via di Saliceto a Bologna, dopo diverse chiamate di automobilisti che avevano segnalato la forzatura delle portiere delle loro auto, la rottura di finestrine da parte dei ladri. E alla stessa ora un ristoratore cinese di Via della Repubblica, siamo sempre a Bologna, della zona fiera, ha chiesto l'intervento della polizia dopo che 3 avventori maghrebini avevano mangiato senza pagare il conto. 2 di loro sono stati fermati e denunciati per insolvenza fraudolenta, il terzo invece è riuscito a dileguarsi. Incidenti, purtroppo ancora incidenti mortali sulle strade della nostra regione. Una giovane donna di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla via Canaletto Nord a Modena, poco prima che scoccasse la mezzanotte. La vittima, residente a Bonporto, guidava la sua Ford Ka in direzione Modena quando, affrontando una curva a destra, avrebbe colpito una Mercedes grigio. Ovviamente il condizionale è sulla dinamica precisa dell'incidente, purtroppo invece la macchina, l'utilitaria, ha colpito violentemente la Mercedes che sopraggiungeva in corsia opposta. La donna è morta di fatto sul colpo, il suo corpo è stato estratto dalle lamiere con l'intervento dei vigili del fuoco che sono sopraggiunti sull'incidente insieme alla Polizia Municipale di Modena e il 118. Per quanto riguarda invece i 2 coniugi sessantenni che viaggiavano a bordo dell'altra auto, una Mercedes, il marito, che era la guida, è stato trattenuto per controlli, ma le sue condizioni non sono parse gravi. La moglie è stata invece ricoverata nel reparto di osservazione di breve intensiva dell'ospedale di Baggiovara, sempre nel modenese. Mondo del calcio bolognese, Emiliano Romagnolo, ma non solo, in lutto per la morte di Sergio Buso. Dopo una lunga lotta con la leucemia e un aggravamento nell'ultimo mese, è morto infatti alla vigilia di Natale. Buso aveva 61 anni, portiere negli anni 70 e 80 e poi allenatore, essendo stato tra l'altro negli ultimi anni il vice di Roberto Donadoni durante l'esperienza alla guida della nazionale italiana e del Napoli. Buso era stato sulla panchina del Bologna nel 95 da collaboratore di Renzo Olivieri e nel 99 guidò la prima squadra fino all'arrivo di Guidolin, ma oltre a essere stato nello staff tecnico del Bologna Calcio è stato anche in quello del Modena, oltre che del Napoli e della Fiorentina. Il presidente del Bologna, Albano Guaraldi, scrive insieme con i dirigenti, i dipendenti e i giocatori: partecipiamo al dolore della famiglia di Sergio Buso, rimpiangeremo, scrive il presidente, l'animo gentile, l'eleganza, l'ironia e una sconfinata conoscenza del calcio. E saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 a Taranto, nella chiesa di Sant'Egidio, i funerali di Sergio Buso. Taranto è la città della moglie, dove ieri appunto alle 18 è morto in casa.
Cambiamo decisamente argomento. Tanti modi per prepararsi all'arrivo del Natale, di questa festa di quest'oggi, il Santo Natale, la nascita di nostro Signore. Fra questi ne è stato scelto uno molto particolare dall'Alma Mater Graduate School, ovvero la scuola dei master dell'Università di Bologna, e dal suo responsabile, professor Massimo Bergami, che ha radunato decine e decine di persone, studenti e professionisti, a Villa Guastavillani a Bologna per un incontro tra la preghiera, la musica, un brindisi, ma anche l'occasione per parlare di economia con Romano Prodi. Allora sentiamo Romano Prodi ai nostri microfoni per un pensiero di questo Natale e poi anche le ragioni di questo incontro nelle parole del professor Bergami. Eccolo. Speriamo che passiamo tutti un buon Natale, un Natale pensoso, un Natale in cui il segno meno prevale sul segno più nella nostra vita quotidiana, quindi deve prevalere come segno più una speranza, un impegno per il futuro, cioè non lasciamoci andare, abbiamo ancora la possibilità di volerci bene e di lavorare assieme. Sono i tradizionali auguri di Natale, un momento per riflettere, per meditare, per incontrarsi e è anche un momento per tornare a scuola, visto la presenza di ex alunni sia qua fisicamente sia collegati in video streaming da tanti posti dell'Italia, dell'Europa e anche del mondo, di altri continenti. E torniamo al Natale, come annunciato in apertura, questo pomeriggio alle 17.30 nella Cattedrale di San Pietro, il Cardinale Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Bologna, Sua Eminenza Cardinale Carlo Caffarra, ha celebrato la Santa Messa di fronte, lo vedete dalle immagini, ad una folla di fedeli. E il Cardinale è stato protagonista anche di un momento molto particolare, questo è successo ieri sera, perché di fatto si è trasformato anche in carabiniere. Infatti è salito su una gazzella del nucleo radiomobile all'interno della curia, ha preso il posto del capo equipaggio e dopo aver ricevuto il microfono dal comandante provinciale ha rivolto alcune parole benauguranti alla centrale operativa e a tutte le pattuglie dei carabinieri, lasciando i militari presenti davvero senza parola. Lo ha rivelato una nota dello stesso comando provinciale dell'arma. L'episodio è avvenuto al termine della messa di Natale celebrata da Caffarra nella cattedrale di San Pietro ieri sera, al termine della quale il cardinale, dopo aver augurato un sereno Natale ai militari presenti, ha voluto estendere saluti e auguri a tutti quelli in servizio e alle pattuglie. Davvero una bella sorpresa e un bel Natale anche per i carabinieri che operano e continuano ad operare sulle nostre strade anche in questo giorno di festa. Ma adesso invece vi proponiamo l'augurio dedicato a voi telespettatori di ETV, sempre dell'Arcivescovo di Bologna, nonché presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna in questo giorno di Natale. Vediamolo e sentiamolo insieme. Care telespettatrici e cari telespettatori, consentitemi di iniziare questa breve riflessione sul mistero del Natale da una antica leggenda medioevale. Un giorno un re chiamò un eremita che viveva nel suo regno e gli disse: «Tu mi devi dire chi è Dio?» L'eremita rispose: «Maestà, non so rispondere». E nessuno sa rispondere a questa domanda. Allora il re disse: almeno dimmi che cosa ha fatto Dio. L'eremita rispose: maestà, questo potrei anche dirlo, però ad una condizione. Il re rispose: quale condizione? Molto semplice. Lei si deve completamente svestire dei suoi abiti di re, venire qui dove sono io mi vesto dei suoi e mi seggo io sul suo trono. A questa condizione io le do la risposta. Il re si sveste dei suoi vestiti regali, si mette dove si trovava esattamente l'eremita, l'eremita vestito dallo splendore delle vesti regali si siede sul trono e disse: ecco, questo Dio ha fatto. Miei cari amici, la leggenda dice esattamente che cos'è il mistero del Natale. Dio si è svestito della sua immortalità e della sua gloria e si è vestito delle vesti della nostra mortalità e della nostra corrottibilità. Dio è sceso nella nostra miseria perché noi potessimo sederci
sul trono della sua gloria. Quando veramente venne dato per la prima volta questo annuncio, e venne dato, voi lo sapete, a dei poveri pastori, in quel momento nella coscienza dell'uomo è risuonato l'annuncio anche della incommensurabile dignità di ogni persona umana. Quanto è prezioso l'uomo se Dio ne ha preso una tale cura. Stiamo attraversando momenti difficili, viviamo giorni tristi forse, e qualche volta siamo anche insidiati da pensieri cupi. Il Natale ci dice che Dio stesso attraversa con noi la valle oscura, e quindi non possiamo perderci. Lui ci sostiene nel nostro cammino. Questo è ciò che la Chiesa ci dona in questi giorni natalizi, una grande speranza, e di speranza ne abbiamo tutti tanto bisogno. Buon Natale a tutti, anche a nome dei miei fratelli arcivescovi e vescovi dell'Emilia Romagna. E con l'augurio del Presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna si chiude anche questa edizione natalizia del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, e ancora anche da parte nostra, di tutto il gruppo televisivo e TV, un buon Natale. Grazie e arrivederci.